Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, là. Je suis toujours en Italie avec mon frérot Baby Gang. Comment va? Ça prend et toi? Ah, on est là toujours, hein. Moi je te suis un peu. On est où exactement là? Le bendo, le ghetto. È il tuo quartiere? Sì, qua sono quattro, qua dove sono cresciuto, qua dove ho giocato calcio, qua dove ho fatto tutto. Qua, adesso ti faccio vedere i fratelli. Alors, t'es avec ton équipe, tu peux un peu présenter tout ça? Puoi presentare un po' la tua squadra? La squadra, lui è il mio stylist, stiamo facendo un team. Grazie. Lui è il mio fotografo, e anche lui è il mio fotografo. Va bene. Siamo due fotografi, stiamo facendo un team che spaccherà tutti. Anche Mario, anche noi lo salutiamo, Malippa. Lo salutiamo, anche loro sono dentro il team. C'est comment il a un nom ce parc? Questo noi lo chiamiamo San Francisco. San Francisco, sì. San Francisco, questo è il ghetto. E perché San Francisco? E qua come America, guarda, questo è il ghetto. Ok. Prendi. San Francisco c'è il ponte che sei buono. Adesso ti facciamo vedere il ponte di San Francisco. Ecco. Ponte lì, San Francisco. Hai visto perché San Francisco? Ah sì. Lì. Il y a d'autres rappeurs ici dans le quartier ou quoi? Sì, ce ne sono tanti. C'è Nettuno, c'è la Killa, Yolo Flava, c'è Carlo Bryan, Smaila, Younes. Siamo tutti noi, siamo in tanti. Ok, c'est carré alors. Et c'est comment toi, il y a une question que je voulais te poser, tu penses quoi du rap français? Cosa pensi del rap francese? Io del rap francese stimo tanto Caris, Kalash, Niska, stimo tante persone, Soufiane. Kobalade. Kobalade. Soufiane, soprattutto Soufiane, perché Soufiane è un savage. Mi piace più il rap francese che il rap inglese. Ah, sì. Et alors justement, du coup, en quoi il est différent le rap italien du rap français? In che modo il rap italiano è diverso dal rap francese? Ah, penso che il rap francese è più vero, è più real. Invece quello italiano, c'è chi dice la verità e chi non dice la verità. I francesi sono street. Et du coup, j'avais une question là que je dis souvent aux rappeurs. C'est quoi ton top 3 de tes rappeurs préférés, toi? De la France ou de l'Italie? Partout. Partout. Primo, Jamil. Il boss sta qui, Jamil. Secondo, Booba. Il terzo, Mac Mill. Ok, va bene. E toi, mon gars, tu dirais qui? Niska. La crème. SH. Ok, ça marche, c'est carré. Et toi, mon ref, tu dirais qui, toi? Kobalade. Kobalade. Koba. Kobalade. Et toi, mon gars? Drake. Travis Scott. Et Jamil. Ok, va bien. Ça répare à zéro, à richer des égaux. Avec des poteaux, des managuettos, ça t'a fait le verrou, le falso. Des babis jusqu'au faso. Ma commis fermo, le capo, c'est Enzo, le famo, des calos. Alors, du coup, vous, c'est Killa Gang, c'est ça? Ouais, Killa Gang. Avec mon poteau. Calo City, ouais. Comme tu le vois. C'est la famille, tu vois. Voilà. Toujours. Calé dans le benzo. Ouais, moi, c'est Afro. Samouraï, ouais, tu connais. Moi, c'est Killua, le Pizen Killa Gang, a.k.a. Freddy Killa. Bang. Ouais, et puis vous rappez en français, du coup? Ouais, bah, le rap en français, moi, je rappe en italien. Moi, je compte plus en Afrique, quoi. Je rappe plus. Ok. Je m'exporte plus en Afrique. Vous avez déjà pensé un peu à parler à des rappeurs français, à des... Ouais, dans les projets, dans les... Moi, je pense trop à ça. Mais pour le moment, comme... J'ai pas encore commencé mes projets, tu vois, donc je me calme. Ouais, ils aiment. Ouais. Est-ce que les rap français, justement, ils écoutent beaucoup en Italie? Ouais, tu vois. Actuellement, Sofiane est venu. Sofiane est arrivé ici. Caris est arrivé ici. Il y a qui encore? Il y a Booba. Ouais, Booba, il est arrivé en premier avant Caris. Ouais. Il y a Sofiane qui vient d'arriver. Il a fait le featuring avec Edouard. Ouais, Caris. Capo Plaza. Caris, c'était. Qu'est-ce que c'est l'ami, le bonhomme là? Jay, l'ami à ce bonhomme là.
Ouais, toi tu connais Capo Plaza. Yeah. Ils ont fait le truc ensemble, il est dans la vidéo. Fais ton vidéo avec lui. Ok, ok, ça marche. Et tu as vu la vidéo de Nino avec, avec oui, avec Capo Plaza. Il est dedans, il est dedans. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est carré. Du coup, toi, t'as vu Nino un petit peu pendant le clip? T'as pu parler ou... Non. Parce que les reprises qu'il a faites à Paris, je les ai au camp. Il a fait les reprises à Milan. Parce que, le travail a été fait, tu vois, de Capo Plaza a été fait en Italie. Et puis Nino, lui, a travaillé. Tu vois, et puis après, ils ont collé le projet. Et vous en pensez quoi de ces rappeurs français qui viennent en Italie là pour... Ouais, c'est OP. Ça, c'est OP. Mais le problème, ouais, c'est qu'ils ne viennent pas trop, tu vois. Il n'y a pas trop de rappeurs qui viennent, tu vois. Les seuls qui sont venus, c'était Booba, Caris et puis qui encore. Pas MHD, trop de rappeurs. MHD était là aussi. Ouais, MHD aussi. MHD et puis c'est fini, tu vois. Strade, strade, solo attenti. Va che la mia gente guarda i vostri movimenti. Vanno piano piano, manco frati tu li senti. Sarà troppo tardi bro, quando ti penti pa. Sono cose abituali già da piccolo. Quando vuoi copiarci frati mi sembri ridicolo. Va che la mia gente ti ha fregato già veicolo. Come e quando ha commosso il rap tu? Ho iniziato sinceramente quando ero piccolo, però ho aspettato il momento giusto per buttare qualcosa di buono. Infatti ho buttato la mia prima canzone che è Street e vedo che sta andando bene, che piace a tutti. E allora perché ti hai scelto il nome Baby Gang? Il nome Baby Gang, io fin da piccolino mi hanno sempre chiamato Baby Gang. Mi hanno chiamato due persone Baby Gang, Young Fleazy e Bang, che saluto da adesso, Bang è in Francia. Mi hanno chiamato così perché ero fin da piccolo volevo fare il gangster. Ero sempre con la bandana, tutto street, quindi mi hanno dato questo soprannome qui. Hanno iniziato loro due, poi hanno iniziato tutti. Ok, ok, allora, on est là, on est au studio. Est-ce que c'est dans quel studio, toi, tu fais la musique? Allora, io non c'ho uno studio fisso, io sono un selvaggio, vado di qua, vado di là, dove mi trovo bene, faccio la mia musica, con chi mi trovo bene, faccio la mia musica. L'importante è registrare e spaccare. Non c'è lo studio fisso. E allora, du coup, il y a eu ton clip qui s'appelle Educazione. Je te laisse un petit peu en parler. Allora, Educazione l'ho fatto quando ho sentito una canzone che non mi stava bene. Mi sono sentito tirato in mezzo in questa canzone qui. Allora ho deciso di fare Educazione. È dedicata a più di un rapper che secondo me cercano di dire certe cose che non hanno mai visto, mai passato, e per me quella gente lì deve essere educata. E allora, ouais, du coup, aussi après ton clip qui s'appelle Street, t'as arrêté la musique pendant quelques temps. Comment ça se fait tout ça? Allora, dopo il video Street, allora, c'ho avuto un momento difficile perché proprio quando ho messo la testa per fare la musica, ho avuto tutto il passato che avevo fatto, mi è ritornato un karma, e quindi ho dovuto stoppare per pagare le conseguenze. Ah, ok, t'as dei progetti che sono prevus, peut-être? Allora, dei progetti futuri lo so ancora niente, credo nel destino, se il mio futuro dice che sfondo, sfonderò, se no lascio così, o farò un rapper, nelle buone o nelle cattive. Va che la mia gente ti ha fregato già veicolo, sei ridicolo. Senti frati questi babbi col che dicono, mamma li riscalda calorifero, mamma mi addormenta col sonnifero, nifero, ganja buona ma prezzo carissimo.